In questo video vediamo come si sta in carcere, come si vive in carcere, qual è quindi la vita di un detenuto. Questo video nasce solo per informare eventuali persone, non per altri motivi. Parlo attraverso quello che è riportato su internet, quindi non mi assumo alcuna responsabilità né penale né civile di ciò che adesso andrò a trattare. E aggiungo anche che questo video vuole arricchire solo il web, vuole arricchire internet e far sapere a tutti quello che sarebbe da dire a proposito delle carceri italiane. Innanzitutto, quando una persona entra in carcere, diventa un detenuto o una detenuta, va nel cosiddetto reparto chiamato nuovi arrivi o nuovi giunti o primi ingressi. È una sezione momentanea di tipo provvisorio dove per l'appunto la persona si troverà per un determinato periodo di tempo. Passato quel determinato periodo di tempo andrà in un'altra sezione dove per l'appunto andrà a rimanere, cambiando ovviamente di cella. Quindi ripeto, quando una persona entra in carcere, diventa un detenuto o una detenuta, va nel cosiddetto reparto nuovi giunti o primi ingressi o nuovi arrivati. In questa sezione ci sono ovviamente anche altre persone e si troverà a stare dentro ad una cella momentanea. Passato quel periodo di tempo, che possono essere 15, 20 giorni, 10, il detenuto va proprio nella sezione, diciamo così, definitiva. E per quanto riguarda la giornata tipo, c'è da dire che inizia molto presto, inizia già a partire dalle ore 7 del mattino, quando avviene la cosiddetta conta. Che cosa è la conta? È quella operazione svolta dagli agenti di polizia penitenziaria, grazie alla quale ogni cella viene contata, o meglio, vengono contati tutti i detenuti che si trovano in quella determinata cella. Se sono tre, vengono contati per verificare che siano tutti presenti e che non ci siano state eventuali evasioni. Fra le 7:30 e le 8:30 del mattino viene distribuita la colazione. Da chi? Dal portavitto. Dai portavitto. I portavitto sono quelle persone lavoranti che vengono chiamati, o meglio, si mettono a disposizione per distribuire i tre pasti quotidiani, quindi colazione, pranzo e cena, che vengono forniti dall'amministrazione. Avviene poi una ricognizione da parte degli agenti sui detenuti, i quali ovviamente si rivolgeranno a loro nel caso in cui abbiano particolari necessità di carattere sanitario. Vengono quindi raccolte le domandine, le richieste alla direzione, compilate su dei veri e propri moduli e gli eventuali colloqui con gli operatori fino all'acquisto di prodotti che non vengono compresi all'interno dell'elenco della spesa, anche però il prelievo di eventuali libri dalla biblioteca. Che cosa sono le domandine? Le domandine non sono altro che dei moduli prestampati in cui all'interno un detenuto o una detenuta appone le cose di cui ha bisogno e la domandina direttamente all'agente, il quale le va a consegnare all'amministrazione. L'amministrazione si occupa di dare ciò che serve al detenuto che fa la domandina. Nel carcere l'extra viene pagato dal detenuto. Ogni detenuto infatti ha un libretto di conto corrente interno. Che significa? Significa che può comprare all'interno del carcere quello che serve lui. Quindi l'extra viene pagato.
dall'amministrazione viene dato colazione, pranzo e cena e la cosiddetta fornitura. Appena arrivato c'è la fornitura che consiste in un piatto, un coltello, una forchetta, un cucchiaio e un pezzo di sapone. Questa è la cosiddetta fornitura. Intorno alle 8:30 del mattino le celle vengono aperte per quei detenuti che svolgono attività di tipo trattamentale, quindi attività di scuola, scolastiche, sportive, ricreative e culturali, oppure che escono per i passeggi, e anche per quelle persone che poi andranno a svolgere, o meglio quasi tutti, la cosiddetta permanenza di aria aperta, un'ora d'aria che viene svolta nel cortile del carcere. La fascia mattutina dura all'incirca 3 ore di tempo. Al termine viene, come dire, ogni detenuto va nella sua cella per consumare il pasto. Tutti e tre i pasti, infatti, vengono consumati all'interno delle celle. Il menù, quindi per quanto riguarda i pasti, viene compilato in base a delle tabelle vittuarie che vengono e quindi che sono approvate dal decreto ministeriale, comprendono in genere un primo piatto, un secondo piatto ed un contorno, con diverse alternative che tengono conto di necessità di tipo dietetico, religioso oppure di carattere proprio alimentare. Tanti detenuti consumano solo una parte di cibo e non tutto. Per quanto riguarda il sopravvitto, non è altro che uno spaccio gestito all'interno del carcere dall'amministrazione carceraria, e all'interno dello spaccio si ha la possibilità di comprare generi alimentari ma anche generi per la pulizia delle celle, quindi detersivi, cartoleria, eccetera, eccetera. Le celle vengono pulite, vengono lavate dai detenuti ovviamente e non dagli agenti. C'è inoltre un elenco in ogni carcere dove è possibile per l'appunto comprare i prodotti che si desidera. Alcuni alimenti possono anche essere mandati, spediti oppure portati da quelle persone che vengono ammesse al colloquio. Gli alimenti, o meglio gli acquisti, vengono effettuati attraverso il denaro che, ripeto, ogni detenuto possiede su di un conto corrente interno. Infatti, nel momento in cui un uomo o una donna diventano detenuti, oltre che a sequestrare cellulare, catene, bracciali, orecchini, eventuali lacci, cinture, eccetera, eccetera, viene anche sequestrato il portafogli dove all'interno si spera che ci sia qualcosa a livello economico di quella determinata persona, e quei soldi andranno a finire, se non erro, direttamente sul libretto di conto corrente interno, grazie al quale il detenuto può comprarsi l'extra, quindi quella cosa in più che gli serve. I soldi possono essere mandati attraverso un vaia postale da parte dei propri cari ai detenuti. C'è un tetto massimo che, se non vado errato, sarebbe di 500 euro in totale, se non vado errato. Dopo il pranzo, quindi intorno alle ore 13:30 circa, i detenuti possono lasciare di nuovo le stanze per frequentare le attività del pomeriggio e al termine possono andare nella sala comune per dedicarsi alle attività sociali oppure ricreative. Intorno poi alle ore 18 inizia la distribuzione della cena che si consuma intorno alle ore 19, con le stesse medesime caratteristiche del pranzo. I detenuti possono fare socialità, possono consumare insieme i pasti in un numero limitato di persone. I cibi, se non vado errato, sono sconditi, vale a dire che non ci sarebbero i condimenti olio, sale, aceto, pepe nero, eccetera, eccetera. In genere i detenuti passano ben 20 ore di tempo in cella
e in molti istituti di pena c'è la possibilità di frequentare laboratori, di andare alla scuola. In genere parliamo di una cultura piuttosto bassa, ci sono infatti per lo più persone che hanno la licenza media per quanto riguarda il grado culturale. Abbiamo poi in carcere la maggior parte dei detenuti che sono di origini straniere, quindi sono per lo più medio orientali, persone che sono di religione islamica e che quindi professano anche il cosiddetto Ramadan, periodo di digiuno. Che cosa altro aggiungere? Il fatto che per fare i colloqui bisogna ovviamente dimostrare di essere una persona, un familiare di quella determinato, di quel determinato carcerato o detenuto o detenuta che dir si voglia, e ovviamente bisogna anche si può anche portare nel carcere da quel detenuto quello che gli serve, però sapendo che c'è un tetto massimo di quantità, quindi si possono portare intorno ai 4-5 kg in totale, se non vado errato, di merce, che possono essere vestiti o qualcos'altro. Termino dicendo che non ho mai avuto esperienza del genere e mai voglio averne nell'ambito del carcere. Quindi nell'ambito di case circondariali, dico che tutte le persone che lavorano nelle carceri italiane sono persone meravigliose, straordinarie, fantastiche e soprattutto persone che hanno una grande capacità nel lavorare in maniera efficace ed efficiente. Non è facile, non è semplice lavorare stando a contatto con detenuti, secondo la mia opinione. Tutte le persone sono persone rispettabilissime, a partire da chi è direttore o direttrice di un carcere, e non è una cosa facile amministrare un carcere, secondo la mia opinione personale. Ho fatto questo video perché, ripeto, perché ho intenzione di informare eventuali persone di come si sta dentro, pur non essendoci mai stato io in prima persona, però leggendo nel web. Questo sarebbe da dire, questo vi ho trasmesso. Non mi assumo chiaramente alcuna responsabilità di natura penale e o civile di ciò che avete ascoltato, perché ho semplicemente trasmesso attraverso la mia viva voce ciò che è presente su internet, ciò che è presente su un sito web e ho voluto trasmettere. Il sito web in questione è possibile raggiungerlo attraverso una ricerca da Google e le fonti di questo mio discorso sono pienamente visibili a chiunque attraverso, ripeto, una ricerca su Google. Quindi ripeto che non mi assumo alcuna responsabilità penale o civile. Chi svolge l'attività di detenuto, no, di detenuto, di agente di polizia penitenziaria deve essere apprezzato per tutto il lavoro che svolge e amato, perché sono persone di grande bravura. Inoltre, chi ha eventualmente sbagliato deve sì pagare, però deve essere messo nella condizione di vivere dignitosamente la propria vita. Questa è la mia opinione personale. Ciò significa che se una persona ha commesso uno sbaglio e eventualmente c'è bisogno di metterlo in carcere, ci va però. Deve essere messo anche in condizione di vivere in maniera dignitosa la propria esistenza. Si devono rispettare la propria dignità, la propria persona e soprattutto quelle che sono le sue eventuali esigenze personali. Ecco, da narratore italiano è tutto. Questo video, ripeto, che vuole solo ed esclusivamente informare eventuali persone, nasce solo per questo motivo, non per altri motivi, non per altre ragioni. Aggiungo infine per completezza che ci sono alcune carceri italiane che hanno offerto e offrono la possibilità ai propri detenuti di scrivere delle email, nel senso che avviene questo scambio di email virtuali in cui il detenuto scrive su un foglio di carta in stampatello e non in corsivo il messaggio in carta che viene consegnato agli agenti che poi lo si,
provvedono a mandarlo in PDF alla persona che lo va a ricevere. In quel foglio c'è scritto, ci sono scritte le generalità di quella persona, quindi cognome e nome, la sezione dove era reclusa, del carcere, la cella, il numero di cella, quindi la data e la firma del detenuto. Ecco, spero di essere stato chiaro. Grazie da parte mia a tutte quelle persone che si trovano a vivere in carcere, dico solo una cosa: fatevi forza, andate avanti e sperate che un giorno riuscirete a vedere la libertà. Apprezzate quello che purtroppo c'è da apprezzare, assaporate la vita per quello che c'è da assaporarla e soprattutto spingetevi con il pensiero fuori da quelle quattro mura dove vi trovate ubicati, dove vi trovate reclusi. A volte è più bello spensierarsi attraverso l'uso della fantasia piuttosto che rimanere tristi e sconfitti dalla vita. E soprattutto, cari carcerati d'Italia e del mondo, svolgete più attività possibili, perché svolgere più attività possibili significa non annoiarsi e secondo me la noia provoca depressione e al tempo stesso la depressione viene creata dalla noia, che è una cosa triste e molto negativa, secondo la mia opinione personale. Grazie da narratore italiano è tutto, un carissimo saluto, iscrivetevi e al prossimo video da parte mia.